La Vigor per Conti scherza col fuoco, poi si sveglia e dilaga. I blaugrana di Francesco Bellinati archiviano la prega quarti di finale con qualche brivido di troppo in avvio, prima di svegliarsi da un approccio troppo soft e tirare fuori l'artiglieria pesante per rispedire al mittente le insidie provenienti da un volenteroso Vasto Marina. L'avvio del match è tutto di marca abruzzese. Costretti a dover fare la partita, i ragazzi di Mister Maccione partono forte e al secondo Tramontana colleziona già la prima occasione, provandoci rovesciata, ma trovando Petulla pronta alla risposta. Le gambe degli ospiti sembrano girare di più e al decimo la seconda chance frutta il vantaggio. Tramontana questa volta vede l'estremo difensore Blaugrana fuori di posizione e, senza pensarci su troppo, carica il destro e disegna la parabola perfetta, spedendo il pallone a baciare il palo interno ed infilarsi in rete. Lo schiaffo subito non sveglia una Vigor che al ventesimo trema ancora, quando Cesario punta l'area e cerca un diagonale che fa correre un bel brivido lungo la schiena del pubblico del Vigor Sporting Center. È questo però lo squillo che fa capire a Borgia e compagni di aver tenuto fin troppo la questione aperta. Passano due giri di lancette e lo scambio tra Gabriele e Cestrone libera proprio il numero 11, che spedisce un colpo da biliardo proprio nell'angolino basso, eludendo il tuffo di macchia e riportando la gara in perfetta parità. Per il Vasto si fa notte, per la Vigor il sole appena sorto. Al 33esimo Amici va in slalom e prova il diagonale, spedendolo di appena un soffio lontano dal palo. Poco dopo è il turno di Cestrone, ma il calcio di punizione del folletto di Bellinati non prende la traiettoria giusta per impensierire Macchia. L'ultimo acuto della prima frazione è ancora dei padroni di casa. È il piede di Gabrieli a disegnare un calcio d'angolo perfetto per la testa di Di Paolo, il cui stacco altrettanto azzeccato all'altezza del secondo palo, ma la conclusione di testa termina di poco la sua corsa sul fondo. Cambiato il passo, la Vigor accelera definitivamente in una ripresa dove diventa l'assoluta padrona del campo. Non passano neanche 2 minuti che la triangolazione tra Gabrieli e Cestrone libera il tiro quest'ultimo, il cui sinistro al volo meriterebbe il gol, ma c'entra in pieno la traversa. Poco male, perché per rifarsi il numero 10 di Bellinati deve aspettare solamente pochi giri di lancette. Ne passano esattamente altri 3 prima che l'asse 11-10 funzioni ancora alla perfezione e Cestrone si ritrovi solo davanti a Macchia, pronto a batterlo con un tocco vellutato per il sorpasso. Rimesse le cose a posto, i Blaugrana vanno via verso il triplice fischio finale, continuando a premere. Al 24esimo potrebbe piazzare il test dell'entrato Cremolini, al quale manca la zampata decisiva proprio davanti alla linea di porta. Alla mezz'ora è invece Patacchiola a ritrovarsi l'opportunità di colpire in mischia, venendo però chiuso dalla difesa del Vasto. Lo stesso Patacchiola si fa vedere anche al 34esimo, quando la sua percussione centrale fa fuori mezzo reparto arretrato abruzzese, ma al momento di calciare il numero 17 di Bellinati si allunga di quel pizzico di più il pallone per riuscire a concludere. Le prove generali per il Tris finiscono al 36esimo, quando l'ennesima discesa a destra di Amici si conclude con un cross perfetto per la testa di Dybala, che deve solo spingere dentro il 3-1. Prima della fine l'azione si ripete praticamente in fotocopia, ma questa volta all'appuntamento con il poker si fa trovare Cremolini, che piazza l'ultimo acuto e manda in archivio la pratica quarti di finale. Passa la Vigor per Conti, che ora dovrà settare la testa sulle frequenze pugliesi. Sulla strada verso il tricolore, il prossimo ostacolo sarà infatti il Casarano.